trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. In Piemonte abbiamo 8 BCC con 191 sportelli, 119 comuni in 25 dei quali siamo unica presenza bancaria, 24 con meno di 5.000 abitanti e uno tra i 5 e 10.000 abitanti. E abbiamo 145.700 soci, diciamo 150 perché domani sarà così. Noi rappresentiamo il Piemonte, Valle d'Aosta e la Liguria, però in effetti tra queste BCC c'è anche la più longeva d'Italia, che è quella di Boves, perché è nata nel 1888, quindi ha già una certa età. Le 8 BCC hanno 195 sportelli in Piemonte, in 119 comuni, in 24 dei quali sono l'unica presenza bancaria, questo è molto importante. La particolarità nostra è che tutto quello che riusciamo a fare, quello che riusciamo a fare di utile, non è distribuito ai soci, ma va a incrementare il patrimonio sociale. Questa è una garanzia sia per i soci sia per i clienti, perché l'incremento ti permette di lavorare di più, ma non viene distribuito. Le BCC sono appunto banche che sono sempre state vicine alle comunità e al territorio di riferimento, storicamente, ma anche nell'ultimo periodo della pandemia, per esempio. Rispetto alle altre banche si sono confermate vicine ai bisogni delle famiglie, hanno confermato il sostegno alle piccole e medie imprese e quindi si sono veramente dimostrate diverse rispetto alle altre banche. Nonostante questa diversità di comportamento rispetto alle altre banche, le BCC sono però considerate da un punto di vista regolamentare come il resto dell'industria bancaria. E questo appunto nonostante siano banche piccole, non siano banche sistemiche, non abbiano le dimensioni delle altre banche del sistema. E qui la difficoltà e la sfida per le BCC sta nel fatto che la legislazione e la regolamentazione a livello europeo impone a queste banche le stesse regole di capitale che vengono imposte alle altre banche. Non a caso, come movimento cooperativo e come federazione delle banche cooperative, stiamo cercando nel governo, nei deputati europei, ma anche nei livelli regionali, un sostegno alle nostre istanze. Ed è proprio per questo che recentemente più di una regione italiana ha sollecitato il governo a rivedere le norme europee proprio per rispondere meglio alle esigenze delle banche di credito cooperativo. Tra queste regioni c'è anche il Piemonte, che recentemente ha deciso di supportare le istanze del credito cooperativo attraverso un ordine del giorno del Consiglio regionale, e questo ci convince sempre di più della bontà delle nostre azioni come federazione e come singole BCC. Quindi come federazione lavoreremo sempre di più in questo senso, e infatti dimostrano di essere sempre di più attaccati al mondo del credito cooperativo. I numeri d'altronde confermano questa tendenza, sempre più persone ogni anno decidono di diventare soci di una BCC in Piemonte. Non vogliamo sentirci come banche grandi, ma siamo delle piccole ma grandi banche in questo senso, ecco perché cerchiamo di essere vicini alle nostre comunità. Siamo con Roberto Sardo, presidente ANMI del Piemonte. Ogni anno, Sardo, per l'ANMI c'è una giornata particolarmente importante che rappresenta l'anima, la storia e la missione dell'associazione. Qual è questo momento così rilevante?
Eh sì, effettivamente la seconda domenica di ottobre ogni anno AMNIL, con eventi commemorativi che si svolgono in tutte le province, in tutte le regioni d'Italia, celebra la giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Quest'anno siamo giunti alla 72esima edizione. Questa giornata per noi è stata istituzionalizzata su nostra richiesta già nell'aprile del 1998 e gode dell'alto patrocinio del Presidente della Repubblica. Questa ricorrenza non vuole solo essere un momento di commemorazione, ma vuole essere soprattutto un'occasione per richiamare l'attenzione di tutte le istituzioni e dell'opinione pubblica verso due temi che per noi sono fondamentali, e sono la salute e la vita dei lavoratori e la tutela dei diritti previsti per tutte le vittime degli incidenti sul lavoro. Proprio su questo tema, l'AMMI da oltre 20 anni svolge un impegno sostanziale per contribuire alla diminuzione o all'azzeramento del fenomeno infortunistico attraverso numerose iniziative. Le ultime rilevazioni delle denunce di infortunio che riguardano il Piemonte e quelle pubblicate dall'INAIL registrano nel periodo gennaio-giugno 2022 30.000 infortuni sul lavoro, addirittura 41 con esito mortale, mentre le malattie professionali denunciate sono state 693. Ecco, Sardo, sono dati oggettivamente inaccettabili, dunque come si impegna l'ANMIL su questo fronte? Ma effettivamente per combattere questa guerra, perché effettivamente di una guerra si tratta, effettivamente da più di 20 anni noi portiamo i nostri testimonial nelle scuole e nelle aziende e contribuiamo a stimolare l'attenzione di studenti e lavoratori verso una formazione che spesso risulta inefficace. Questi nostri testimonial non sono altro che infortunati sul lavoro che semplicemente raccontano la propria storia di vita, questi a studenti e ai lavoratori. Possiamo contare su oltre 10.000 volontari attivi su tutto il territorio nazionale che sono pronti a mettersi a disposizione per far sì che ad altri non succeda quello che è accaduto Oltre ai temi di cui si è detto, l'ANMIL si occupa anche di formazione e reinserimento lavorativo al fine di aiutare sia gli invalidi del lavoro che tutte le persone con disabilità, così come previsto dalla legge 68 del 99. A tale proposito, come si concretizza l'attività dell'associazione? Beh, attualmente il percorso che offre la legge 6899 non permette una reale ricollocazione all'interno del mercato del lavoro, in quanto non offre un'adeguata attenzione all'aspetto formativo. L'aspetto formativo che è per noi indispensabile per riqualificare il lavoratore e quindi dargli la possibilità di accedere ad altri settori lavorativi e ad altre mansioni rispetto a quelle che aveva prima dell'infortunio. Per questo motivo, ormai sono circa una quindicina d'anni che l'AMNIL ha dato vita ad un ente di formazione in cui vengono sviluppati programmi, azioni, iniziative dedicate al reinserimento socio-lavorativo di tutti gli invalidi del lavoro e soprattutto dare l'opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. I corsi del nostro ente sono totalmente gratuiti. E si svolgono con varie edizioni durante tutto l'arco dell'anno. Le tematiche formative sono svariate, vanno dall'ambito informatico alla gestione amministrativa, all'insegnamento della lingua inglese e ultimamente ci sono anche previste delle formazioni per un po' più pratiche, come ad esempio l'aiuto cuoco e il curatore del verde. Ringraziamo per essere stato con noi Roberto Sardo, presidente AMMI del Piemonte, dunque per tutti coloro che vogliono entrare a far parte della famiglia AMMIL, che hanno bisogno di assistenza e o di supporto per la gestione di un infortunio, di una malattia professionale, oppure per chi voglia soltanto semplicemente organizzare iniziative sulla prevenzione lavorativa, avvalendosi però delle testimonianze dell'ANMI, può contattare il numero verde gratuito 800 180 943. Rivolgersi alle sezioni territoriali associative più vicine. Per maggiori informazioni, comunque, è possibile visitare il sito www.anmil.it. Buongiorno, sono Bruno Mellano, intervengo a nome della Free Tibet Italia Onlus, che è una piccola ma molto dinamica Onlus presente sul territorio piemontese e che si occupa,
come dice il nome, di sostenere la causa tibetana, di diffondere e far conoscere la questione del Tibet. Il titolo che è stato dato a questa trasmissione è Figli del Tibet, Songs of Tibet, con l'idea di evocare che tutti noi, anche così lontani dall'altipiano dell'Himalaya, siamo in qualche modo figli del Tibet, figli di una cultura millenaria, religiosa e culturale, filosofica, molto significativa, che arriva da molto lontano e che è un patrimonio dell'umanità, come ha sancito peraltro il premio Nobel per la pace al leader della non violenza Tenzin Gyatso, 14° Dalai Lama del Tibet. Perché parlare di Tibet in questa fase storica così complicata, così ricca di tragedie, di violenze e di questioni irrisolte? Perché, come diciamo da anni, come si dice da anni in certi ambienti forse più illuminati, il Tibet può essere una chiave di lettura, può essere una risposta a queste questioni. Il popolo tibetano è stato l'unico popolo che nel corso di un secolo molto violento e sanguinoso come il Novecento ha risposto ad un'invasione armata da parte della Repubblica Popolare di Cina con la non violenza. Il Dalai Lama è il leader della non violenza e la cultura buddista tibetana ha fatto della chiave non violenta come una matrice di riflessione e anche di comportamenti. Ma siamo figli del Tibet anche per molte altre questioni. Nel Tibet nascono e si dipanano in tutto il continente asiatico i principali fiumi che alimentano quel continente e danno da bere e da mangiare all'85% della popolazione del continente asiatico, al 50% della popolazione mondiale. La questione dell'acqua è una delle questioni fondamentali di questo tempo, di questa nostra stagione della vita del pianeta. Ecco, parlare di Tibet vuole anche dire parlare delle risorse di quel territorio, culturali, filosofiche, religiose, ma anche naturali. Allora, perché intervenire a sostegno della causa tibetana? Perché la causa tibetana ci può aiutare ad affrontare le questioni odierne, le questioni climatiche, le questioni dell'ambiente, le questioni della convivenza pacifica, però esige una responsabilità delle istituzioni internazionali che non si possono girare dall'altro lato quando vedono i disastri di una violenta occupazione come quella che dal 1959 ha reso esuli nel proprio terreno, nel proprio territorio, gli stessi tibetani. Il Tibet storico rappresenta un quarto di tutto il territorio cinese attuale. Il Tibet storico è stato frantumato e diviso, è stata costruita una sola piccola parte costituita come TAR, come regione autonoma tibetana, ma presieduta e governata dai cinesi. Allora questioni di confini, questioni di autonomia, non di indipendenza, di autonomia organizzativa e culturale, difendere la propria lingua, le proprie tradizioni, i propri canti, le proprie danze, diventa un atto politico che è represso nella Cina attuale. Per i tibetani, ma anche per tutte le altre minoranze che teoricamente sono riconosciute nella Costituzione della Repubblica Popolare di Cina, ma che di fatto sono violentate, sono segregate, sono disperse. Parlare di Tibet vuol dire, per esempio, parlare anche della Chiesa cattolica clandestina che nella Cina attuale subisce le stesse situazioni. Gli Uiguri, popolo di matrice culturale musulmana e turca, e tutte le minoranze. Allora, figli del Tibet, perché il Tibet ci può insegnare molte cose, anche a noi qui, occidentali distratti.
La Privacy on the Road è uno dei progetti a cui l'associazione tiene maggiormente. Questo perché è una vera festa, vuole essere un momento in cui ci si può divertire ma anche riflettere, confrontarci su delle tematiche importanti, quali sono la protezione dei dati, la sicurezza dei dati personali. L'obiettivo è quello di fare comprendere qual è il valore dei dati personali che ci appartengono e ci contraddistinguono. Li comunichiamo ai social per l'acquisto di servizi online, senza consapevolezza sulla reale necessità, né sull'utilizzo secondario che ne verrà fatta, consentendo ad un'informativa di 10 pagine in 3 secondi con un click. I dati sono merce di scambio per ottenere piccoli servizi, per fare una risata con gli amici o per acquistare like. La Privacy on the Road coinvolge la gente di strada, i ragazzi, le famiglie per trasmettere una maggiore consapevolezza sui diritti e le libertà delle persone attraverso la protezione dei loro dati personali. PA, i cittadini chiedono il rispetto dei diritti e le libertà fondamentali. La Privacy on the Road è stata un'occasione per far vedere quelli che sono i settori in cui le pubbliche amministrazioni non rispettano i dati. Teniamo sempre a fare in questa occasione per disseminare una cultura, una nuova cultura della privacy, una nuova cultura della libertà, una nuova cultura della protezione dei nostri dati personali, una nuova cultura della sicurezza. Con la rete La Privacy Amica, un progetto dell'associazione che ha voluto sviluppare quella che è la sensibilità sulla protezione dei dati personali e l'attività fisica. La Privacy on the Road è anche un'occasione per divertirsi, per ballare e per stare insieme. Grazie al DJ Sandro Manzali di Radio Gamma abbiamo ballato, cantato. La Privacy on the Road non si vuole fermare a Rimini, ma vuole arrivare anche in Piemonte. Chiediamo quindi la disponibilità a quegli amministratori che volessero esportare nella loro città questa festa innovativa. Per tutti coloro i quali hanno a che fare con i dati, sempre di più, perché poi si pensa che solo alcune categorie siano esposte, purtroppo siamo tutti esposti. Scende la sera e cade il sipario sulla Privacy on the Road 2022, una giornata per noi indimenticabile. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questa iniziativa. Ricordo che sul sito internet potete visualizzare tutto il materiale e le immagini raccolte. Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo, oggi serve una garanzia. Da più di 10 anni, l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Un'associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it. Istituto Italiano della Donazione. Dona senza sorprese. Buongiorno, sono Cinzia Di Stasio e ho il piacere di raccontarvi l'attività dell'Istituto Italiano della Donazione. L'Istituto da 15 anni si occupa di dono e donazione in tutti i suoi ambiti. Principalmente l'attività dell'Istituto si rivolge alle organizzazioni non profit che raccolgono fondi. Le organizzazioni si possono sottoporre volontariamente al nostro percorso di verifica annuale,
E come istituto controlliamo che l'organizzazione in tutte le fasi del processo di raccolta fondi raccolga appunto le risorse nella maniera più corretta possibile, risorse che devono essere anche poi gestite correttamente all'interno dell'organizzazione e spese per i progetti che l'organizzazione riesce a portare avanti nel tempo. Questa iniziativa la conduciamo appunto da parecchi anni e sono diverse le organizzazioni verificate dall'istituto. Tutte si trovano all'interno del nostro sito www.iodonosicuro.it, all'interno del quale potete trovare l'organizzazione, diciamo, che più è affine ai vostri interessi e potete essere, diciamo, tranquilli e sicuri di donare organizzazioni assolutamente corrette e trasparenti. Nel tempo l'istituto ha affiancato a questa attività un po' più tecnica anche un'ambizione culturale. Dal 2015, infatti, in Italia, e siamo orgogliosi di poterlo dire, è legge nazionale il giorno del dono. Infatti il 4 ottobre di ogni anno l'Italia partecipa a questa bellissima iniziativa candidando le proprie iniziative, le scuole soprattutto, ma anche i comuni, i privati, le imprese, sempre sulla nostra piattaforma giornodeldono.org. Chiunque attorno alle settimane del 4 ottobre può sia candidare la propria iniziativa ma anche scegliere tra le iniziative presenti su tutto il territorio nazionale. Questa iniziativa per noi è molto importante perché chiaramente promuove la cultura del dono in tutti gli ambiti per noi importanti, quindi nella società civile, a partire dalle scuole, per finire anche all'interno delle imprese. Oggi abbiamo anche il piacere di presentarvi un nostro associato, quindi un'organizzazione che già da tempo, dal 2010, ha intrapreso questo percorso di verifica, l'associazione CIFA, e abbiamo con noi Gianfranco Arnoletti, che ci parlerà dell'organizzazione e anche del perché hanno deciso di aderire già dal 2010 all'Istituto Italiano della Donazione. Grazie Gianfranco. Buongiorno, io mi chiamo Gianfranco Arnoletti e sono attualmente il presidente del CIFA. CIFA è una vecchissima organizzazione di Torino, nata negli anni 80, i primissimi anni 80, che ha nella sua mission principalmente attività a favore della tutela dei diritti dei bambini. Tutti i diritti che cerchiamo di raggiungere attraverso due mission particolari, quella dell'adozione internazionale, si fa molto noto alle famiglie in quanto effettua adozione internazionale in circa una quindicina di paesi per mondo, che vanno dalla Cina al Brasile, all'Africa e al Kazakistan, tanto per citarne qualcuno. È l'ente sotto questo aspetto il più grande che ci sia in questo momento in Italia e tutela, poi cerca di tutelare i diritti dei minori affiancando a questa attività all'attività di cooperazione internazionale, cioè progetti che riescano a migliorare la vita delle famiglie, quindi la vita dei minori che ci lavorano dentro. Lavoriamo in tema dell'ambiente, abbiamo un grosso progetto in Africa sulla, come dire, sulla sparizione della plastica a tutti i costi, abbiamo dei progetti legati alla tutela dei diritti dei bambini, quindi cerchiamo di rendere questi minori i protagonisti del futuro, quelli che potranno decidere un giorno come e da che parte va il mondo. Questo ci impegna moltissimo, ci siamo legati all'Istituto della Donazione proprio per giocare sulla massima trasparenza possibile nei confronti delle persone che a noi donano del denaro, perché ricevendo il denaro di altri noi abbiamo l'obbligo morale di far questo. Se avessimo mezzi infiniti probabilmente faremmo campagne pubblicitarie estremamente onerose e magari fluenti. Non essendolo, noi dobbiamo in qualche maniera raggiungere la trasparenza assoluta e spero che questo riusciremo a farlo. Grazie per l'attenzione, ci vediamo su iodonosicuro.it. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.